Amici di Mediagol, ben ritrovati. Eccoci per questo primo appuntamento con Lady Mediagol con il nostro primo ospite, Gennaro Ruggero. Ciao Gennaro, Ciao, benvenuto. grazie. Allora, noi ovviamente vogliamo farti un sacco di domande, il tempo però è quello che è, e quindi cercheremo di concentrarci sugli aspetti che più interessano gli amici che ci seguono da casa. Prima di tutto, sei napoletano doc. Sì. Ti sei ritrovato in una città che, insomma, Palermo sembra essere molto simile anche per la cucina, no? Si mangia bene. Sì. Già hai trovato il tuo piatto preferito? Cannoli. Ah, ottimo! Quindi sia Buon più da dolce che da salato. gustaio. Arancina, femmina, ricordati, eh? Sì, l'arancino, sì. Ah, bravo, li mangiano. Allora, invece, pensando un po', insomma, alla tua città natale, c'è una squadra che immagino sia la tua squadra del cuore, Napoli, ecco. decisamente. Desiderio di diventare grande e scendere in campo con la maglia del Napoli? Vabbè, sì, è sempre stato il mio sogno, però comunque poi si vede con l'andare del tempo se si potrà realizzare, però per ora, cioè, sono felice di stare qui nel Palermo perché mi ha dato l'opportunità di comunque realizzare il sogno di poter esordire in Serie E a proposito, tu sei giovanissimo, 17 anni compiuti a febbraio, A. Sì. giusto? Come hai vissuto questo doppio salto dall'under 17 alla prima squadra, quindi anche l'esordio in Serie A? No, è stato difficile all'inizio integrarmi con la squadra perché i ritmi sono diversi, però col passare del tempo mi sono riuscito a integrare bene e spero, cioè, mi vedo anche migliorato sotto tutti i punti di vista, quindi è stata comunque un'esperienza che mi è servita in Con tutto. quale compagno hai legato di più? Ultimamente con Lofaso, cioè, siamo Insomma, con i molti più amici giovani. perché è giovane come me, ha fatto il mio stesso percorso e quindi ci ritroviamo a stare in prima squadra insieme. Invece per quanto riguarda Mister Tedino, come ti trovi? Come ti è sembrato? Che impressioni ti ha dato? No, mi è piaciuto molto il suo modo di presentarsi perché ha suonato la carica a tutti e con la sua voglia, la sua grinta che ha trasmesso a tutti noi, Ti mi trovi bene, insomma. è piaciuto molto. Sì. Ma già c'è qualcuno che ha iniziato a fare gli scherzi Sai, negli qualche anno fa c'era spogliatoi. Troy Aniello, che Ah, tu dovresti sì. Uomo conoscere. spogliatoio. C'è qualcuno quest'anno che fa qualche scherzo No, ancora? per ora Dovete no. prendere confidenza. No, siamo tutti uniti, siamo un gruppo, però per ora stiamo pensando solo a lavorare, a preparare al meglio il campionato di Serie B. Ma pensi che sarà necessaria una preparazione più fisica o più mentale? Perché insomma venite da una retrocessione, sicuramente qualche strascico nella testa lo lascia. Come affrontare questo campionato di B che tra l'altro è molto È tosto? molto lungo. Vabbè, sì, un po' mentalmente ci dobbiamo riprendere, però cioè, con questa giusta mentalità che comunque ci ha trasmesso anche il mister, penso che possiamo riprenderci subito. Poi c'è il prof, lo staff che ci sta facendo fare gli allenamenti fisici che sicuramente frutteranno nel campionato e si vedrà. Insomma, dovete un po' serrare le fila e cercare di dare sicuramente da subito il meglio, anche perché i tifosi non Se lo vivono un aspettano, momento esatto. La felicissimo, insomma, piazza ha la piazza è molto molto perso amareggiata. l'entusiasmo. Sì, non Sì, so se hai notato, insomma, il lo clima. so, perché nelle ultime partite del campionato di Serie A lo stadio era quasi sempre vuoto, però comunque noi cerchiamo di fare sempre il meglio e cerchiamo di portare di nuovo i tifosi allo stadio facendo dei buoni risultati e sudare la maglia. Gennaro, glielo vuoi dire ai tifosi quanto è importante per voi che scendete in campo averli lì a sostenervi? Perché questo è un aspetto che diciamo, per Palermo è sempre stato fondamentale. La tifoseria palermitana era il 12° uomo in campo. Ultimamente insomma, questo equilibrio si è rotto. Invitali a ritornare, spiegaglielo quanto sono importanti per voi i Sì, tifosi. sono comunque una buona forza perché comunque il loro calore ci permette di andare ancora di più forte in campo, andiamo a 3.000 e farebbe molto piacere tenerli sempre lì a sostenerci.
il nostro direttore ha una curiosità perché mi ha fatto capire che vuole sapere, in regia lo ricordiamo, questo braccialetto se ha un significato in particolare. Una ragazza. Ecco. Napoletana. Sì, sì. Come invece... si chiama? Così la saluti pure, magari così ti vede. Fabiana. Ok, ciao Fabiana. Ciao. Sì, solo una volta. Va bene, facendo invece un passo indietro. Chi è il giocatore che fa da punto cardine per te in squadra, nella squadra? Punto di riferimento. Sì, che è il tuo punto di riferimento in squadra? Il mio punto di riferimento è sempre, c'è stato Diamanti nella stagione scorsa, però quest'anno cioè, comunque c'è anche Rispoli che è un punto di riferimento un po' per sono tutti, perché comunque è quello che ha esperienza ed è anche una grande persona ed è... ed è bravo con tutti, si comporta bene con tutti. Quindi ti è dispiaciuta l'esclusione di Diamanti? Sì, però comunque cioè, si va avanti, non è che ci fermiamo qua. Certo, si piace. Qualcuno dopo il tuo esordio in Serie A ti ha paragonato a Gattuso. Ti rivedi in questo paragone? Sì, perché è sempre stato il mio idolo. E non solo per il nome, perché... No, giusto, brava. No, è sempre stato il mio idolo da piccolo. A me ce lo ammiravo molto e sono cresciuto con le... cercando di essere uguale a lui. Quindi ti fa piacere. Ascolta Gennaro, invece ti troverai ad affrontare un campionato di Serie B che è totalmente diverso da quello di Serie A, sia per il livello, diciamo, ovviamente dei giocatori, ma anche perché è un campionato molto più fisico che tattico, diciamo che serve avere una certa prestanza per poter stare sul campo e lottare per tutto il campionato. Quali pensi che siano i tuoi punti di forza e quelli su cui invece devi lavorare per essere pronto? Io cioè, ho sempre cercato di essere all'altezza in tutto, però cioè, la mia forza è corsa e grinta, però ovviamente sono sempre un ragazzo di 17 anni, c'è cioè, da migliorare tutto, soprattutto la tecnica che ci sto lavorando. A proposito di questo, io volevo sapere con che animo, che emozione hai provato all'esordio in Serie A, facendo un salto appunto come diciamo al Barbera, tra l'altro. Sì, è stata un'emozione sempre indescrivibile, perché comunque non è da tutti esordire a 17 anni. Però te lo aspettavi? Cioè in settimana avevi capito che potevi esordire? No, l'ho saputo domenica quando il mister ha detto le formazioni. Per quanto riguarda invece gli equilibri un po' in campo, negli spogliatoi, siete, hai detto, un gruppo unito. Dove trovate la vostra forza? Dove pensate di appunto trovare il vostro baricentro per fare gruppo e affrontare questo campionato? Cioè per fare gruppo dobbiamo comunque allenarci sempre al meglio tutti e aiutarci sempre, anche quando un compagno sbaglia. E poi cioè, questo per quanto riguarda il campo, poi fuori dal campo già siamo uniti e siamo un gruppo. Oggi il mister già vi ha messo sotto sì, diciamo sì. Che come primo giorno e ancora deve continuare. Cosa pensi che sia più importante per lui trasmettervi all'inizio? Cioè farvi fare molta fatica per mettere su minuti nelle gambe o cerca già di darvi dei dettami per stare bene in campo, per trovare la vostra posizione? Unisce insomma sia la tattica che la... l'allenamento fisico o si sta solo concentrando su un aspetto dei due? Vabbè, è ancora il primo giorno, è stata solo la prima seduta, ma poi con questi giorni si vedrà dove vorrà lavorare. Insomma, ancora la formazione non ve l'ha data? No, no. Anche perché Zamparini invece in queste ore ha dichiarato che il Palermo vincerà il campionato con 10 punti di vantaggio sulla seconda Speriamo. In classifica. Sì, vabbè, ma perché siamo comunque una squadra molto forte, cioè ci sono tanti giocatori bravi che possono competere benissimamente a questo campionato, quindi
è cioè, la cosa detta dal presidente è probabile, Quindi non molto pensi che probabile. sia una limitazione il fatto che Azzardata. sia così giovane Palermo? Cioè lo vedi come un punto di forza piuttosto che come un qualcosa che possa limitare? Sì, perché comunque cioè, in campo cioè, si vede che siamo tutti che abbiamo voglia e comunque cercando sempre di eliminare in testa tutte le cose, i problemi che abbiamo passato e cerchiamo di andare avanti sempre con umiltà e sacrificio. Avete già fatto pranzo? Il menù com'è stato? Sì, infatti. No, Siamo vabbè. curiosi. Non particolarmente, forse, No, vabbè, buono. l'alimentazione da professionisti, quella che comunque cioè, ho sempre seguito. Già di tuo, diciamo, non c'è Sì, bisogno che cannoli te lo dica. a parte. No, vabbè, Infatti, ogni tanto, sgarri a ogni tanto. parte. Allora, di Palermo hai già avuto modo di andare a Mondello, in spiaggia? Insomma, Sì. cosa Vabbè, ti è piaciuto di più della città? il mare, che c'è, il mare è bellissimo, sono stato a Mondello, a Sferracavallo, sono stato in varie parti, in varie zone di Palermo. Mi sono piaciuti tutti i posti. Invece ti faccio fare un passo indietro, torniamo a Napoli. Di tutti i grandi campioni del presente, del passato, il tuo idolo? Il mio idolo del Napoli ora è Allan, perché è uguale, cioè sì, abbiamo caratteristiche simili, quindi è lui. Quindi un altro punto di riferimento. Sì. Invece per quanto riguarda, ora ti stuzzico un pochino, no? Su questi giocatori che tradiscono le squadre di appartenenza, Ah, il l'ultimo, napoletano. esatto, l'ultimo temporalmente per quanto riguarda il Napoli è Higuain, ma diciamo in questi giorni c'è stato anche il caso di Donnarumma che insomma ha un po' Sono un po' agitato gli rosso il animi dei disastro. tifosi. Questo discorso del calciatore bandiera, secondo te esiste più? È più compatibile con i tempi, cosa è cambiato? Certo, comunque per me esiste perché una squadra comunque se ti leghi alla maglia ti leghi. Cioè, per esempio io sono molto legato a Palermo perché, ti ripeto, mi ha dato fiducia e mi ha dato comunque questa cosa di esordire in Serie A e comunque sono cresciuto a Palermo, che sono andato via di casa a 14 anni. Comunque questo è il quarto anno che sono qui e comunque mi ha dato grandi emozioni e giocare con questa maglia per me è sempre un onore. Insomma, ti sei sentito un po' adottato da Palermo, dai palermitani. Sì. Si sta creando un bel legame. Diciamo che tra Napoli e Palermo comunque c'è una storia di scambi, Cavani per Per esempio, che è esempio. partito da noi e poi è andato a Napoli e tra l'altro è esploso, perché sì, a Palermo si erano viste le sue potenzialità, però il meglio di sé Lo ha probabilmente l'ha dato dato tranquillo. C'è proprio una Napoli. trattativa in corso col Napoli per l'arrivo di un altro centrocampista, quindi. Come la vedi questo rapporto tra la squadra Rosanero e il Napoli e anche con le tifoserie? Insomma, si prendono un po' in giro, però in fondo sono cugini palermitani e napoletani, no? Sì, anche perché io, cioè, quando giro per Palermo comunque sanno che sono napoletano, ma mi accolgono sempre come un figlio loro, non fanno preferenza al napoletano, al palermitano, cioè ci accolgono molto bene. Ma ti prendi la nave per tornare a casa o con l'aereo? Ti viene più comodo? Dipende. Dipende gli orari. Ok. Il tuo rapporto con Zampaglini in queste ore è stato costantemente con la squadra o comunque l'avete già incontrato? Hai avuto Beh, modo insomma, ieri è di. arrivato un po' a sorpresa, Un no? po' a Eravate in riunione, sorpresa. ve lo Sì. siete visti No, spuntare. vabbè, ci ha salutato a tutti e ci siamo presentati perché non lo conoscevo, però. No, Quindi non avevi avuto modo nei mesi precedenti di conoscerlo. l'ho conosciuto ora. Ma. Invece, per quanto riguarda, mi ricollego alla domanda di Dolores, il tuo piatto preferito palermitano? Io voglio sapere il tuo piatto preferito napoletano. Cosa chiedi alla mamma quando torni a Napoli? La lasagna. Ah, Vabbè, sai, la anche lasagna, allora la se facciamo. la facciamo e ti invitiamo, però la lasagna della mamma, immagino Vabbè, che è la certo. lasagna della mamma. Invece devi sapere che io appena siamo sbarcati a Napoli, perché abbiamo preso la nave per venire qui con la macchina e ovviamente abbiamo fatto Palermo-Napoli, la prima cosa che ho preso è la sfogliatella. Però Immancabile. gliela vogliamo spiegare la differenza tra la sfogliatella
Riccia e Frolla, perché i nostri amici qua di Mediagol non la sanno. La riccia, vabbè, E tu quale comunque. preferisci, poi mi dici Ah, pure. Frolla, Ah Frolla, sì, io Frolla. ok. Vabbè, la riccia c'è la pasta sfoglia, invece la Frolla è che tipo che cosa è È bella? pasta frolla. Pasta Frolla, Sì, Frolla, sì, è per ti questo, piace di dai. più questa. Sì. Ok, l'ultima Dai, il tuo compagno di domanda. stanza chi è? Ora Sì. è Paolo Grillo. Ok, quindi tra Sì, giovani si sì, sta sì. meglio. Sì. Ti stavo facendo un'ultima domanda, invece più che altro un messaggio ai tifosi che devono ritornare ad innamorarsi di questa squadra. Soprattutto devono ricostruire il rapporto col presidente. Per ora c'è Zamparini, il presidente lui, tutti gli effetti delle trattative in Salvo corso sorprese, non sì. abbiamo esatto ulteriori sviluppi. Spezziamo una lancia a favore di Zamparini. Cosa gli vuoi dire? Raccontare ai tifosi per dire guardate in fondo, vi potete volere ancora bene. Sì, comunque il presidente è una grandissima persona, cioè comunque lui, anche lui ha suonato la carica che ci ha dato entusiasmo e voglia di fare cose molto belle. E comunque anche ci ha detto che dobbiamo impegnarci per risalire in Serie A, perché questo è il nostro obiettivo. Quindi su questo è stato chiaro, dovete Sì. ritornare a tempo di record e con Sì, 10 punti di distacco distacco. dalla 10, seconda. ricordiamoli, 10. Ok, invece un'ultima curiosità, ti stiamo, lo so, tempestando di domande, ma tu fai conto che prima di andare in trasmissione abbiamo ricevuto le domande da parte dei tifosi che sapevano che ti avremmo oggi intervistato. Una domanda su tutte è il tuo ruolo. Ti senti le capacità, insomma, per poter diventare un po' la mente, no? Del centrocampo? Oppure ti vedi in una posizione all'inizio più defilata? Ecco, come Ti ti vedi senti tu nel pronto? prossimo Palermo? No, io comunque sono per essere qui vuol dire che sono pronto per stare tra i grandi, però ovviamente c'è sempre da migliorare perché, ti ripeto, sono un ragazzo di 17 anni e non si smette mai di imparare. Ogni giorno imparo sempre cose nuove. Però credo, cioè poi devo dimostrare in campo quello se sono pronto a sto campionato di Serie B. Ma tu come ti vedi? In che ruolo? Cioè, il tuo posto ideale in campo è? Centrocampo tutto, mediano, mezzala, dove il mister mi mette là Un gioco. jolly. Un Quindi sia di gioco, anche copertura, di sì, rottura, tutto. proposizione dell'azione, ma Quello che insomma. mi chiede, quello faccio, sono a disposizione della Fin squadra. sotto porta ci arriviamo? Sì. Ok, altre curiosità, vabbè. Che obiettivi ti dai quest'anno? Cioè, cosa ti sei prefissato? Comunque di far parte della prima squadra e stare con loro dall'inizio fino alla fine di questo campionato, perché comunque sono molto legato alla maglia e ci tengo comunque a giocare la Serie B. L'ultima domanda, per ora il centrocampo forse è il reparto più sguarnito, quello su cui ci si aspetta che arrivino Più più rinforzi, innesti. sì. Tu però per ora te la stai giocando per la maglia da titolare, quante chance pensi di avere? Ma non penso di avere, cioè, tantissime chance. Comunque, ripeto, in campo bisogna conquistarsi le cose, che alla fine le parole se le porta il vento. Poi quello che do in Farai parlare campo il campo. farò parlare lui. Ok, Perfetto. allora siamo arrivati praticamente alla fine, dobbiamo salutare i tifosi, quindi un messaggio se vuoi di commiato, noi salutiamo la tua Fabiana, te l'abbiamo trattato Ciao. bene, mi sa, ma poi lui è simpaticissimo, bravissimo, vai. Spero che al più presto sarete tutti al Barbera a sostenerci per questo campionato e forza Palermo per sempre. Questo è bellissimo, meglio di Perché così non potevi comunque. chiudere. D'accordo, allora salutiamo gli amici che ci seguono e Nei diamo prossimi giorni ci appuntamento. saranno anche altri ospiti. Esattamente, e quindi rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Mediagol, sul sito mediagol.it, sul giornale per gli aggiornamenti 24 ore su 24 da ritiro e naturalmente con le nostre dirette di Lady Mediagol. Un saluto da Dolores Bevilacqua Noemi Cusano Andrea Marraffa. e Gennaro. Ciao. Ciao. Davvero.